Grazie a tutti per la vostra sempre costante attenzione alle mie ricette. E oggi mi è stato richiesto di preparare l'insalata di orzo o farro. Vi farò vedere l'orzo, però si può procedere nello stesso identico modo sia per il farro che per l'orzo. Ok, allora vi preparo un'insalata di orzo con pomodori pachino, mozzarella e rucola. In questo caso, in questa ricetta, le dosi sono personalissime, nel senso che se vi piace più rucola, mettete più rucola, se vi piacciono più pomodori, mettete più pomodori, e idem per la mozzarella. Allora, il procedimento è questo: mettete a cuocere l'orzo in acqua fredda già salata e lo farete cuocere per circa 20 minuti. Fate attenzione perché come il riso scuoce, poi a un certo punto si sfa e questo obiettivamente è buono quando l'orzo o il farro rimane un po' croccante o comunque a vostro piacimento. Quindi andiamo a cuocere l'orzo per 20 minuti. Nel frattempo che l'orzo cuocerà, taglieremo a pezzettini sia la mozzarella che i pomodori che la rucola per poi condirlo. Ok, messa sul fuoco, ho messo il sale necessario. Vado a mettere dentro il mio orzo. Allora, nel frattempo che l'orzo cuocerà, ci vorranno circa un 20. Nel frattempo andiamo a tagliare la nostra mozzarella. Potete usare anche la mozzarella di bufala. Ok, a quadrettini. Mozzarella a pezzettini, a pezzettoni. Andiamo a tagliare anche i nostri pomodorini. Ok, una volta tagliati tutti i pomodori, andiamo a metterli in un'insalatiera, in una boule, dove li cominceremo a condire con sale, olio e un pochino di basilico, tanto per farli insaporire, perché cominceranno a tirare fuori la loro acqua e condendo poi l'orzo, il farro, sicuramente risulterà più gustoso e più saporito. Ok, andiamo a mettere abbondante olio, tanto poi dopo non lo metteremo più dentro al farro. Nel frattempo vado anche a tagliare la mia rucola. Quindi a pezzettini li abbiamo conditi con sale e olio e andiamo a metterci delle foglie di basilico, quante più vi piace. Io le lascio intere perché così è possibile anche toglierle. Diamo un bel profumo di basilico alla nostra insalata. Andiamo a mescolare bene i pomodori in modo tale che con il sale e l'olio cominciano a tirare fuori il loro sugo, che ci servirà poi per condire il nostro orzo. Ok, abbiamo anche tagliato la rucola. Il nostro orzo è cotto. Lo abbiamo scolato, l'abbiamo freddato sotto l'acqua fredda e l'abbiamo scolato bene. Ok? Andiamo a metterlo sopra alla nostra insalata di pomodori. A mettere la rucola. Andiamo a mettere la rucola e piano piano incominciamo a girare la nostra mozzarella. Anche se vedete che ci sta un po' di liquido, non importa, mettetelo che tanto andrà a insaporire e andrà a condire ancora di più il vostro orzo, il vostro farro. La nostra insalata a questo punto è pronta, potete metterla in un bel piatto da portata, potete metterla nelle coppettine, come vi ho detto prima, di limone e la presentazione sarà sicuramente di gran successo. Io l'ho presentata a un rinfresco che ho organizzato qualche giorno fa e vi assicuro che è stato un successone. E come più vi piace, l'importante è che a questo punto la mettete a riposare in frigorifero per almeno 3-4 ore in modo che si insaporisce bene l'orzo o il farro e dopodiché potete servirla e gustarla con i vostri amici. Anche oggi abbiamo finito la nostra ricetta, semplicissima, buon appetito a tutti!